Questa nuovissima etichetta rappresenta per noi veramente l'eccellenza del nostro territorio. Parliamo di Rive di Farra di Soligo, per noi un'eccellenza, un terroir unico nel nostro genere e soprattutto con la collaborazione a quattro mani con il nostro magnifico artista Gianni Piva, che è qui di fianco a me, siamo riusciti a portare un'eccellenza anche dal punto di vista artistico. Nuovamente la Fasol Menin richiama la parte artistica in maniera importante e questa bottiglia sarà soprattutto sui migliori locali in Italia e nel mondo. Insieme con Alessandro abbiamo voluto creare un connubio meraviglioso che è l'arte del vino e l'arte vera e propria, quindi l'arte pittorica, l'arte scultoria. Quindi abbiamo estrapolato da un'opera d'arte, da un violino che abbiamo qui con noi, un violino antico con una resina, siamo arrivati ad un pigmento e insieme con Alessandro abbiamo detto: ma perché non unire queste due cose in un qualcosa che ha un'anima? Questo vino, oltre al contenitore, ovviamente questo vino ha un'anima vera e propria. Ecco il perché è nato questo connubio tra arte vera e propria e arte vinicola. In collaborazione con la cantina Fasol Menin, ristorante La Corte, Hotel Villa Abbazia, abbiamo deciso di creare questo piatto che è un involtino fatto con la foglia di vite sotto aceto in salamoia, farcito con un formaggio spalmabile di Oderzo, quindi della zona, chiamato Crema del Doge. Successivamente abbiamo un cavolo cappuccio fermentato e aromatizzato al cumino e una mostarda di cipolle rosse. Tutti questi ingredienti uniscono acidità e un pelo di dolcezza della cipolla rossa che vanno in abbinamento perfetto con l'extra brut eroe presentato qui oggi. Sono felice e onorato di poter essere ospite oggi della famiglia Tramet con la quale ho iniziato questa collaborazione per questo vino pugliese che spero un giorno possa essere parte integrante del mercato.